Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar Spotfire per la Data Science. Chi vi sta parlando in questo momento è Lorenzo Antonetti, sono un solution consultant per TIBCO e mi occupo della parte della prevendita. Dall'altro capo della linea abbiamo Gaia Paolini, la nostra Data Scientist di TIBCO, che ci parlerà successivamente e insieme condurremo questo webinar. Dovreste poter vedere la presentazione condivisa e quello che vi vorremmo proporre oggi è sostanzialmente di passare insieme i prossimi circa 50 minuti per chiacchierare su come sia possibile inserire la data science nelle attività di business. Quello che noi pensiamo è che la possibilità di avere una piattaforma di connected intelligence, come la chiamiamo, cioè di intelligenza connessa e aumentata, è un modo di generare, condividere, riutilizzare la conoscenza del business. Che cosa abbiamo? Quali sono gli attori in gioco? Abbiamo da una parte i data scientist, che siete sostanzialmente voi che potete focalizzarvi sulla creazione di algoritmi, di modelli che siano sempre più efficaci, sempre più nuovi e utili al business, in modo da poter dare una marcia in più a tutta quanta l'organizzazione. Dall'altra ci sono gli utenti di business che spesso sono esperti del significato dei dati che voi manipolate tutti i giorni, e che vorrebbero poter riusare i risultati del vostro lavoro in modo semplice, senza dover ogni volta potervi contattare, chiedere un supporto al primo ostacolo che incontrano. In questo modo, tramite la nostra piattaforma, è possibile che ogni attore veda quello che è giusto che veda. Quindi i data scientist possono sviluppare nel loro ambiente, fare deploy del lavoro, fare tutte le attività legate allo sviluppo di modelli. Gli utenti di business invece hanno un front-end comprensibile che si chiama TIBCO Spotfire e che possono quindi fruire del vostro lavoro. Prima di entrare proprio nel cuore della presentazione, un paio di slide di housekeeping, come lo chiamano gli inglesi. Perfetto. Sostanzialmente vi chiediamo semplicemente di non condividere esternamente queste informazioni senza il consenso scritto di TIBCO. Un'altra questione operativa, se avete qualunque domanda da farci, anche di supporto tecnico per aiutarvi se ci sono delle difficoltà nella fruizione del webinar, ma anche domande sui contenuti, potete scriverle nella chat che trovate in basso a destra, alla fine avremo una piccola sessione proprio per rispondere alle vostre domande. Quindi iniziamo a vedere che cosa insieme vedremo oggi. Allora, innanzitutto faremo una introduzione generale alla piattaforma TIBCO, come è possibile utilizzare la nostra piattaforma per il cosiddetto Advanced Analytics, l'analitica avanzata. Vi mostreremo poi com'è possibile muoverci da visualizzazione di business a utilizzare funzionalità statistiche avanzate, che sono anche native del prodotto out of the box, fino ad arrivare anche a vedere com'è possibile utilizzare TER, che è il nostro motore R embeddato presente all'interno della nostra piattaforma. Costruiremo proprio un modello analitico tramite una demo insieme a Gaia. Successivamente vedremo qualche applicazione avanzata in casi reali e contesti aziendali e vi mostreremo infine come è possibile trovare ulteriori informazioni, per cui supporto, materiale, abbiamo dei prelaborati, ne parleremo più avanti, dove è possibile sostanzialmente attingere per avere ulteriori informazioni. Partiamo nella nostra chiacchierata e dicendoci che in ogni business, indipendentemente dalla vostra azienda, dal vostro ambito, dal vostro vertical in cui lavorate, ci sono degli attimi fondamentali, degli attimi cruciali, che sono, come dire, fuggenti per sfruttare opportunità di profitto o per identificare delle situazioni pericolose. Questi attimi sono fondamentali da cogliere. È proprio su questo TIBCO si inserisce nel panorama dei vendor che propongono delle soluzioni come leader per dare un vantaggio competitivo che sta proprio nell'identificare, comprendere e reagire a occasioni per il business o a eventuali rischi che ci possono essere.
queste situazioni non durano a lungo, vanno sfruttate prima possibile. E perciò un modello di predizione, un modello sviluppato sulla base di dati storici, deve essere possibile utilizzarlo e applicarlo rapidamente ai nuovi dati per automatizzare delle decisioni. È questa l'idea che sta alla base di tutta quanta la piattaforma TIBCO e che può essere applicabile a una vasta gamma di ambiti. Ci sono numerose applicazioni per varie industrie e vari mercati, l'analisi del comportamento dei clienti, la predizione dei guasti a impianti e macchinari o prevenzione di truffe. Tutte queste questi use case vengono attualmente gestiti dai nostri clienti utilizzando la nostra piattaforma. Vedremo anche durante il webinar alcuni esempi di queste applicazioni e come è possibile diciamo, costruire l'analitica avanzata tramite TIBCO Spotfire. Vediamo meglio questa piattaforma. I nostri sistemi sono basati su delle tecnologie che sono di classe enterprise, quindi adatte per l'utilizzo all'interno di un'azienda, sono robuste, efficienti. E quindi come è possibile analizzare il concetto di intelligenza aumentata, come l'abbiamo chiamata, basandoci su tre componenti sostanzialmente. Quella visiva, che è quella che permette di formarsi un'idea iniziale sui dati, sulla loro struttura, su quali sono le informazioni principali, quali sono le prime ipotesi, in modo semplice, rapido, interattivo. La seconda è quella della componente predittiva di analitica avanzata, quindi la possibilità di costruire, validare dei modelli basati su dei dati già accumulati. L'ultima è l'evoluzione finale, che è lo streaming. Noi possiamo applicare i modelli descritti prima anche a dati in real time, quindi sfruttare la possibilità di lavorare su dati che fluiscono in tempo reale. In questa presentazione ci concentreremo più sulla parte di Spotfire e di TER, del motore statistico, in modo da poter andare più in dettaglio. Non siamo gli unici a pensarla così, siamo continuamente in contatto con le società di analisi del mercato e diciamo, siamo contenti di dirvi che siamo comunque riconosciuti tra i migliori nel fare queste operazioni. Ci sono vari report che escono periodicamente, l'ultimo in ordine temporale, il primo che vedete, la Forrester Wave, uscita in Q3 del 2017, che nuovamente ci identifica come leader, ma ce ne sono varie. Ci sta ad esempio l'analisi di Dresner sui Decentralized Analytics, che ci vede primi su 17 società che propongono soluzioni analoghe. Quindi ci fa piacere anche dirvi che siamo in linea con ciò che gli analisti pensano sia effettivamente cosa il mercato chiede. Vediamo un po' come è possibile applicare la nostra tecnologia ad alcuni use case. Ce ne sono tanti, abbiamo vari testimonial di clienti che hanno applicato la nostra soluzione. Una delle ultime storie che ci piace raccontare è la partnership che abbiamo siglato con Mercedes. Chi di voi è fan della Formula 1 sicuramente avrà notato sopra i caschi di Hamilton e Bottas il nostro logo TIBCO. Non è solo una partnership marketing, è proprio una partnership tecnologica, ovvero la Mercedes utilizza la nostra piattaforma per raccogliere dati dalla miriade di sensori distribuiti sulle vetture Mercedes per prendere i dati e analizzarli anche in tempo reale. Per cui, ripeto, la nostra soluzione è utilizzata da varie aziende e anche in ambito sportivo. Vediamo brevemente un cenno alle capacità di Spotfire, cosa è possibile fare nel campo della visualizzazione e della manipolazione dei dati, che poi sono, diciamo, le prime attività fondamentali per poi generare modelli di predizione. Su questa slide vediamo alcuni esempi di visualizzazioni che possono essere molto diverse anche tra loro. Tutte queste visualizzazioni che vedete sono state realizzate con Spotfire. E come facilmente immaginiamo, già solo vedere i dati in questo modo fornisce tante informazioni.
Con Spotfire è possibile creare appunto diverse tipologie di visualizzazioni, poterle modificare, poterle estendere anche utilizzando dei framework esterni. L'idea è avere uno strumento che sia altamente interattivo, dove sia possibile anche fare delle selezioni, delle interazioni, filtrare i dati, fare dei drill down in modo semplice, in modo che gli utenti di business possano avere uno strumento facile da utilizzare. Per arrivare a questo ci sono delle funzionalità presenti all'interno della piattaforma per manipolare e trasformare i dati. Classiche operazioni come fare la pivot o l'unpivot, raggruppare i dati categorici in singole classi, fare normalizzazioni, queste sono tutte attività che trasformano i dati a seconda delle visualizzazioni che vogliamo creare. Quindi Spotfire dà la possibilità di fare queste operazioni salvando tempo, non devo andare a lavorare sulla sorgente, posso farlo direttamente tramite Spotfire, e conservando tutta questa sequenza di trasformazioni, chiamiamole così, posso effettivamente avere uno strumento che permetta agli utenti finali, anche quelli di business, di fare attività senza dover scendere a questioni tecniche. Perfetto, siamo arrivati alla parte strettamente legata alla data science. Io passo la palla a questo punto a Gaia, che dall'altro capo della linea. Sì, buongiorno a tutti, mi senti Lorenzo? Come no, ti sento benissimo, adesso ti passo anche allora, la mi possibilità. Ok. Perfetto, dovresti poter condividere il tuo schermo. Ok, adesso condivido, ho due cose da condividere, quindi un attimo. Condivido il PowerPoint. Ecco, quindi è visibile il mio PowerPoint in questo momento? Perfetto. Ok, allora cominciamo a parlare un po' di come possiamo introdurre la data science dentro Spotfire. Ok. Ecco, per prima cosa vediamo una visione d'insieme su quello che è possibile, un panorama su quello che è disponibile all'interno di Spotfire. A sinistra vediamo che ci sono delle funzionalità, diciamo delle funzionalità di data science di base, che sono già disponibili all'interno di Spotfire senza dover scrivere del codice. Per esempio abbiamo dei modelli di base di regressione o di classificazione, abbiamo modelli per la previsione di serie temporali, abbiamo modelli statistici più classici come relazioni fra i dati o clustering. A destra invece, quello su cui ci concentreremo un po' di più oggi, sono i modi di fare dell'analitica più avanzata, e questo è possibile tramite TER, che è la versione tipico del programma R, di cui parleremo in seguito. Per prima cosa però voglio far vedere un paio di esempi dei modi classici di fare data science attraverso i menu all'interno di Spotfire. Il metodo di Holt Winters è un metodo per la previsione di dati storici, per analisi di serie storiche, che hanno una componente di tipo periodico o stagionale, come in questo caso, ed è disponibile attraverso direttamente sul grafico, attraverso il menu delle properties e poi lines e curves. Quindi si può aggiungere un forecast se non si vuole scegliere i tre parametri che governano questo metodo, cioè alfa, beta e gamma, si può lasciare a Spotfire il compito di ottimizzarlo, e noi scegliamo il numero di punti temporali di cui vogliamo fare la previsione. In questo caso, visto che l'asse X è mostrato in mesi, 12 vuol dire 12 mesi. Quindi se premiamo OK, vediamo sovrapposta direttamente sul grafico la previsione per 12 mesi e, se l'abbiamo scelto, anche una stima dell'errore. Un altro esempio,
faccio vedere adesso, è disponibile dal menu Tools e mostra le relazioni lineari tra variabili. In questo menu possiamo scegliere diversi tipi di relazione, per esempio se abbiamo variabili numeriche, come in questo caso, le relazioni fra due variabili numeriche, oppure categoriche, oppure un misto. E ci sono diversi metodi già programmati all'interno di Spotfire. In questo caso vediamo che quando abbiamo selezionato queste data relationships e abbiamo scelto le coppie di variabili numeriche, ci viene mostrata sopra, sulla cima della pagina, chiamiamola così, una tabella in cui ci sono le coppie di variabili più dei parametri che caratterizzano queste relazioni. E se noi selezioniamo una riga di questa tabella, vediamo di sotto già il grafico di queste variabili. E se noi scegliamo un'altra riga, il grafico cambia dinamicamente. Quindi già abbiamo una visione d'insieme di queste relazioni. E adesso possiamo vedere come invece aggiungere delle funzionalità completamente nuove e più, diciamo, più di data science e di analitica avanzata. E lo facciamo presentandovi brevemente la versione TIBCO di R, che è TER, TIBCO Enterprise Runtime for R. È indubitabile che R è uno dei linguaggi più popolari per la data science al giorno d'oggi ed ha tantissimi vantaggi, ma anche qualche limite, e specialmente se lo vogliamo usare in un ambito enterprise. Quindi la soluzione proposta dalla TIBCO, che abbiamo già da qualche anno abbiamo lavorato su questo, è una riscrittura completa del linguaggio R che si chiama TER. Quindi è praticamente un motore completamente diverso, però compatibile con R e appunto è progettato per questa compatibilità, che viene continuamente testata a ogni versione nuova, e oltre a questo è progettato per applicazioni commerciali, cioè è un prodotto TIBCO che è supportato da TIBCO con una licenza commerciale TIBCO e si trova già disponibile all'interno di Spotfire. Ed è anche, diciamo, ha una migliore gestione della memoria, è più performance, quindi ha diversi vantaggi rispetto a R. Però è compatibile con R, quindi il data scientist può usare il suo ambiente di programmazione preferito, per esempio RStudio, sviluppare il codice in R e poi portarlo all'interno di Spotfire senza doverlo riscrivere. Come si può usare TER all'interno di Spotfire? Ci sono essenzialmente due modi per farlo. Uno all'interno di espressioni semplici, per esempio se vogliamo aggiungere una colonna calcolata a una tabella, possiamo usare espressioni più o meno complicate, ma sempre all'interno di una colonna usando TER. Invece c'è un'opzione che è molto più complessa, ma anche molto più flessibile e più potente, che è quella di aggiungere delle data functions, delle funzioni che agiscono sui dati, come dice il nome, all'interno di Spotfire. E queste funzioni non sono limitate sia negli input che nell'output, possono avere tanti tipi di dati e tanti tipi di input e di output, come vedremo. Quindi la combinazione di Spotfire e di TER è un modo per, da una parte, arricchire il potere già visivo di Spotfire, per esempio possiamo aggiungere degli strati a delle mappe geografiche, colorati, aggiungere delle colorazioni che reagiscono al cambiamento dei dati, eccetera. Ed è anche un modo di aggiungere dell'analitica più avanzata tramite modelli di predizione. Un paio di esempi per cominciare a descrivere queste funzionalità. In questo esempio vediamo come abbiamo aggiunto un'informazione ad una mappa geografica. A sinistra c'è un frammento della data function che però non è visibile all'utente. Questo è visibile a chi sviluppa la data function attraverso dei menu e dei pannelli. E vediamo sotto che ci sono dei parametri di input e di output che si possono specificare. In questo caso i parametri di input sono le coordinate, le x e y sulla mappa,
E in più c'è uno zeta che, visto che questo è un problema nel campo geologico, rappresenta lo spessore degli strati di rocce. E come output qui abbiamo generato una nuova tabella di dati che sono le linee di contorno dopo un processo di smoothing. E queste linee di contorno poi vengono utilizzate come nuovo layer, come nuovo strato sulla mappa. Ma mi sono dimenticata di dire che un altro parametro di input è questo parametro di smoothing che governa come sono allisciate, diciamo, queste linee di contorno. E vediamo che se noi cambiamo il parametro, dinamicamente queste linee di contorno cambiano perché la data function gira di nuovo ogni volta che cambiamo l'input. Un altro esempio qui è un pochino diverso, qui si tratta di un processo di ottimizzazione, un algoritmo di ottimizzazione di un processo di distribuzione. In questo caso le componenti sono i clienti, ci sono i fornitori, ci sono i vari siti, e ci sono i costi dei materiali, per esempio, e i vincoli, per esempio, possono essere un certo limite dei costi dei materiali, oppure dei siti che non vengono serviti da certi fornitori. Quindi mettiamo tutto insieme in un programma di ottimizzazione e mappiamo i risultati anche qui su una carta geografica, ma non è l'analitica su Spotfire non è limitata a una carta geografica, perché si possono scegliere tutti i modi possibili per sposare la capacità di Spotfire e quella di Terre, e vedremo in seguito degli esempi che sono fatti più di stile modello di predizione analitico, che mostrano grafici di tipo totalmente diverso. Per quanto riguarda la connessione dei dati, diciamo che ci sono varie possibilità e sono tutte disponibili all'interno di Spotfire, combinando Spotfire e TER con diversi tipi di architetture dei dati. Questo diagramma è complicato, ma voglio solo parlarvene a breve linee per mostrarvi una visione d'insieme. Quindi a sinistra abbiamo la visualizzazione semplice da Spotfire, che può essere utilizzata in tre modi. Una combinazione di questi tre modi è sempre possibile. Se i dati sono abbastanza piccoli da risiedere in memoria, possiamo portarli direttamente a Spotfire, oppure c'è un'opzione on demand in cui si possono scegliere i dati, solo i dati necessari, quelli che ci servono e quando ci servono, oppure un'opzione in cui si possono far girare delle queries sulle basi di dati per popolare i grafici soltanto con i numeri necessari. E che cosa succede invece quando vogliamo fare i calcoli? E abbiamo qui i pannelli a destra. Se i dati stanno in memoria e sono in demand, si può usare TER che viene già dentro Spotfire, come abbiamo visto. Se invece i dati sono, per esempio, un ambiente big data o un database SQL più tradizionale, allora ci dobbiamo avvalere di uno strato, diciamo, di un server di connessione, di un gateway che si chiama TSSS, Tipco Spotfire Statistics Services. Questo gateway ha varie funzioni, per esempio ci permette di collegarci a motori di esecuzione che non sono soltanto TER. Possiamo per esempio usare MATLAB o SAS, e poi ci permette, e questo è molto importante specialmente al giorno d'oggi, di connetterci a delle soluzioni di distributed computing in cui abbiamo big data. Per esempio possiamo caricare il TER direttamente sui nodi del cluster, farlo girare sui nodi e interfacciarci a database e tecnologie diverse, come per esempio Hadoop MapReduce o Spark MLlib o H2O. Quindi questo per darvi un'introduzione. Adesso passiamo invece a una demo che dovrebbe rendere le cose più semplici. Quindi non parliamo di big data, parliamo di un semplice modello di regressione logistica binomiale per prevedere il churn dei clienti, ovvero sia i clienti che per esempio sono abbonati hanno una sottoscrizione e abbandonano, che se ne vanno. Quindi adesso passo a farmi mostrare una visione di Spotfire dove ho già caricato i dati di una tabella. Lorenzo, lo vedi?
Sì, posso vederla. Benissimo, quindi sto condividendo questa tabella che è già caricata all'interno di Spotfire. In questa tabella abbiamo i dati di circa quasi 3.000 clienti di cui già sappiamo se ci hanno abbandonato o no, quindi se sono rimasti, se sono fedeli è 0, se sono andati via è 1 e qui abbiamo questa colonna che ce lo dice. Questi dati si possono anche far vedere in un plot. E qui nel plot già preparato faccio vedere due variabili che diciamo sono in questo caso sono importanti per cercare di prevedere questo churn e sarebbero la recency che è da quanto tempo è stato fatto l'ultimo acquisto, cioè stata l'ultima interazione col cliente e la frequency, cioè la frequenza di queste interazioni. È colorato con rosso, quindi abbandonato, e 0 è rimasto e vediamo già che c'è una certa separazione. Vogliamo vedere se questa separazione si può quantificare in un modello. Quindi nel mio R Studio ho già preparato uno script di R che fa proprio questo. Adesso lo voglio mettere all'interno di Spotfire e poi vi spiego esattamente cosa fa. Quindi faccio un copy. E poi in Spotfire tutta la gestione della data function si può fare attraverso questo pannello. Quindi faccio un register new data function e ci copio il testo di questo, la chiamo GLM train e questa utilizza un metodo di regressione logistica per una risposta binomiale, cioè a due valori 0 e 1. E ci aggiunge un termine quadratico perché già sappiamo che un termine quadratico funziona meglio, ma è un modello ancora molto semplice. Quindi il modello viene generato, poi prendo i coefficienti, li manipolo un po' in modo che possono essere visualizzati sul mio grafico e poi, siccome la voglio riutilizzare in seguito, mi avvalgo di una delle librerie TER specifiche che si chiama Spotfire Utils che permette di trasformare il mio modello come oggetto binario che posso salvare all'interno di Spotfire. Quindi a questo punto io però devo definire input e output di questa funzione. Il primo input chiaramente sono i miei dati, quindi right click e lo definisco come input parameter ed è una tabella di dati. Mi limito ai dati numerici perché già so che tipo di dati, che tipo di colonna gli voglio mandare. Quindi, ok, questo è il mio input. Come è il mio input anche si può vedere qui. Avrei potuto definire qui direttamente facendo un edit, però è più semplice farlo direttamente dal testo del programma. Come output ho due tipi di output, uno sono i miei coefficienti, che definisco quindi come output parameter, e anche qui è una nuova tabella, e poi il mio modello, questo blob model, che diventa un parametro di output, e anche qui è un valore che sarà un valore binario. Allora, la prima volta che faccio girare questa funzione devo associare i parametri di input e di output a quelli che effettivamente sono i dati all'interno di Spotfire. Quindi nel mio caso input data è la tavola historic churn, la tabella di dati storici, seleziono le colonne che voglio usare e voglio usare queste tre churn, recency e frequency e quindi le aggiungo. Come output abbiamo i coefficienti che sono una tabella, creo una tabella nuova con questo nome, va bene, e anche questo blob model che lo associo a una proprietà di documento che vuol dire una proprietà che è salvata all'interno di Spotfire. Ne creo una nuova che chiamo, tanto per essere un po' creativa, blob model. Ok, quindi siamo pronti per girare la funzione. Non la vogliamo salvare in library perché al momento non siamo collegati a un server. Quindi se tutto è andato bene, adesso dovrei vedere che c'è una nuova tabella che si chiama Curve Coefficients. E questi sono i miei coefficienti e adesso li voglio usare per vedere se riesco a visualizzare questa separazione fra
fra le classi sul mio grafico. Quindi, con il menu delle proprietà, Lines and Curve, aggiungo una curva dalla table, che sarebbe questa nuova che abbiamo creato, e i coefficienti sono esattamente come li ho specificati nel modello, quindi la costante dell'intercetto, poi il coefficiente di x per x, poi il coefficiente di x quadrato per x quadrato. E quindi vedo che c'è questa curva che separa abbastanza bene i nostri dati, ma sappiamo che questi dati sono storici, quindi già sappiamo se i clienti ci hanno abbandonato o no. Adesso voglio invece avere un'altra tabella di dati, che sono questi qui, sono un po' di più, sono circa 7.000 clienti, di cui non sappiamo il comportamento e vogliamo prevederlo. Quindi abbiamo un'altra data function che è molto più semplice della prima, che semplicemente applica il modello che abbiamo creato a nuovi dati. Anche questa la copiamo all'interno di Spotfire, quindi Edit, Data Function Properties, Register New e ci copiamo la data function. Anche qui dobbiamo definire i parametri, quindi come input abbiamo sicuramente il mio blob mode che avevo creato quando ho fatto il training del modello, ed è di tipo binario, di tipo value è binario perché sappiamo che è un blob, e poi è la tabella dei dati, questa volta i dati nuovi, scusate, la selezione tabella non mi viene, eccola qui, e anche qui dati di tipo numerico. E poi in output invece abbiamo questa probabilità di churn, che è una nuova colonna per la nostra tabella, quindi è un valore di tipo colonna. Quindi possiamo anche verificare che abbiamo generato tutti i dati di input e di output necessari. E poi facciamo girare la funzione per associare i dati veri, quindi questo blob mode sarebbe la mia proprietà che ho appena creato, current data sarebbe i nuovi dati di cui scelgo le colonne, in questo caso mi servono soltanto queste due colonne numeriche per far girare il modello di predizione, e come output abbiamo una colonna che va a mettersi su new data, quindi tutto dovrebbe aver funzionato e la mia colonna dovrebbe essere comparsa, eccola qui, la probabilità di churn fra 0 e 1. E se vogliamo possiamo anche fare un grafico dei dati e vedere cosa ci dice questa probabilità, quindi usiamo la tabella dei nuovi dati e ci mettiamo anche qui gli stessi assi, recency come x, frequency come y, e stavolta la coloriamo con la probabilità di churn, magari ci mettiamo dei colori un pochino più indicativi e vediamo che effettivamente questa probabilità segue le linee che diciamo potevamo prevedere, quindi ci sono dei clienti che hanno probabilità più alta in questo angolo. E ovviamente di qui poi possiamo passare all'azione, è una cosa semplicissima, sarebbe selezionare dei clienti ad alta probabilità e vedere di creare una visualizzazione, per esempio una tabella di dettaglio. E questi sono clienti ad alto rischio, sappiamo molte cose di questi clienti, quindi possiamo poi definire un modo di reagire a questa informazione, che adesso non vi andrò a scrivere. Però questa è la sostanza della modellizzazione, abbiamo un fine e poi vogliamo utilizzare questo modello. Quindi tornando alle nostre slides, prima di tutto volevo farvi notare che una versione di questa demo è anche disponibile su YouTube, è stata fatta dal mio collega Peter Shaw. Una volta quindi avendo fatto queste data functions in TER, cosa possiamo fare? Se siamo collegati a un server possiamo
riutilizzarle, salvarle nella nostra library e, per esempio, se sono scritte in modo in cui si possono utilizzare con nuovi dati, possiamo condividerle, usarle con nuovi progetti e migliorarle nel tempo. E inoltre, scusate, molti esempi di queste data functions, come per esempio vari tipi di machine learning, di vari gradient boosting, random forest, eccetera, 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 regressioni non lineari, tipi di analisi di curve, simulazione, ottimizzazione, per esempio anche con algoritmi genetici, sono tutti disponibili in demo gratuite che sono, che si possono scaricare dal sito TIBCO, di cui poi in seguito Lorenzo vi darà altre informazioni per localizzare. E adesso passiamo a mostrare tre esempi che sono casi un po' diversi, sono casi di utilizzo di dati realistici in campo industriale. E sono tre, diciamo, tre applicazioni che noi chiamiamo acceleratori perché questi acceleratori sono disponibili gratis sulla TIBCO Community. E un acceleratore è sostanzialmente un'applicazione che usa la piattaforma TIBCO per soddisfare un caso di utilizzo. L'utente può prenderlo come punto di partenza, aggiungergli i propri dati e sviluppare il suo progetto. Quindi non sono dei casi, diciamo, fatti e finiti, sono degli spunti per vedere in che modo si può sviluppare un caso di modellistica, di analitica avanzata usando la piattaforma TIBCO. E voglio anche dire, come ha già detto Lorenzo, che in questo webinar ci concentriamo sull'esplorazione, sulla modellistica, ma è utile ricordare che sulla piattaforma TIBCO possiamo compiere l'intero processo dall'inizio alla fine, quindi come vedremo potremo anche utilizzare questi modelli in tempo reale. E questi, anche volevo notare, che sono tre casi di applicazione che sono su sistemi diversi, utilizzando modelli diversi. Nel primo caso abbiamo un modello Big Data con H2O e Spark. Nel secondo caso abbiamo due tipi di modelli, con e senza supervisione. Nel terzo caso invece un modo più classico di generare un modello che sia iterativo, che è interattivo, per generare un insieme di regole. Il primo caso parla di analitica del comportamento dei clienti, quindi vogliamo capire chi compra certi prodotti e vedere se possiamo mandare offerte mirate per prodotti specifici. E anche qui l'inizio della storia è sempre cercare di esplorare i dati in modo visivi. Qui vediamo per esempio a sinistra dei grafici di tendenza o a destra dei diagrammi ad albero della distribuzione dei prodotti venduti, ma non c'è un limite, ci sono tante altre opzioni per visualizzare, per esempio potremmo usare la geografia dei clienti, possiamo usare l'analisi del paniere, eccetera, eccetera, e altre opzioni sono disponibili all'interno di questo acceleratore. E questo già ci dà una visione globale dei dati. Poi passiamo alla modellistica. In questo caso abbiamo un supervised learning che TER comunica con il cluster e lancia questo modello e poi elabora i risultati. Il modello si può lanciare attraverso un bottone. E ci sono vari risultati che possiamo vedere. In questo caso abbiamo scelto una tipica curva ROC che ci permette di valutare quanto è buono il nostro modello, ma potremmo per esempio lanciare modelli diversi in parallelo, vedere delle curve di tutti questi modelli e anche qui avere un modo di valutare qual è il modello vincente. E nel caso in basso vediamo invece nel grafico un diagramma dell'importanza delle variabili rispetto al modello che abbiamo eseguito. E anche qui questo può essere utile per modificare il nostro modello o semplicemente per interpretarlo. L'importante è che tutti i risultati del calcolo si possono estrarre, si possono visualizzare come vogliamo su Spotify. Come ultimo step, che qui non descriveremo in dettaglio, possiamo, una volta scelti dei modelli, raggrupparli in campagne e poi mandarli al motore TIBCO in tempo reale che agisce su nuovi dati, appunto in tempo reale,
E anche se non ci soffermiamo su questa parte, vale la pena di dire che questo modello ci permette di applicare i nostri risultati ad eventi che si consumano velocemente e quindi a quegli attimi fuggenti di cui parlava Lorenzo nell'introduzione. I risultati positivi poi possono innescare un nuovo processo per cui il cliente, per esempio, riceve un'offerta oppure sono mandate delle email, tutto quello che vogliamo. Il secondo esempio di utilizzo è invece un esempio di prevenzione di truffe e di frodi. E anche qui il processo è simile, in cui cominciamo a visualizzare i nostri dati. Per esempio, a sinistra vediamo tutte le relazioni fra variabili di tipo numerico o categorico, a destra vediamo un po' di relazioni più rispetto al nostro indice di frode, che essendo casi storici sappiamo già se c'è stata una truffa o no. E anche qui possiamo applicare un modello di supervised learning per vedere le transazioni che sono simili a casi di truffa passata. A sinistra vediamo anche qui, credo sia un random forest, il diagramma dell'importanza delle variabili, che ci permette anche di scegliere diverse variabili. A destra vediamo tanti grafici che ci permettono di vedere se il modello è buono o no. E qui ci siamo un po' lanciati in tanti tipi di grafico, ma dipendendo dall'utente si può far vedere più o meno, a seconda del livello tecnico di chi deve utilizzare questi modelli, si può rendere il tutto più automatizzato oppure si può far vedere, come in questo caso, in modo interattivo, in cui possiamo giudicare anche graficamente, visivamente, la bontà del modello. Un altro aspetto di questo acceleratore è che facciamo anche dei modelli di unsupervised learning, che vuol dire che, come sappiamo, i dati storici spesso non sono abbastanza per informarci delle possibili truffe, perché i truffatori sono sempre un passo avanti a noi. Quindi possiamo anche cercare di vedere, senza avere un indice che ci fa capire se la transazione è di frode o no, ma già vedendo la struttura dei dati, captare delle anomalie. In questo esempio è stato utilizzato la Principal Component Analysis, PCA, che ci permette di visualizzare una tabella in origine a molte dimensioni, ma su un numero ridotto di variabili, che sono combinazioni lineari delle variabili iniziali. In questo caso a sinistra vediamo che abbiamo plottato le prime due componenti e che esiste un cluster di transazioni che probabilmente sono normali e poi una lunga coda di transazioni invece che si allontanano. E possiamo quindi definire, sempre in modo un po' eruristico, un indice di stranezza che dipende dalla distanza delle transazioni dal cluster, quindi ogni punto qui a sinistra è una transazione. E se ci fossero dei cluster multipli, potremmo anche fare una distanza dipendendo dal cluster più vicino. Quindi si può complicare, chiaramente un esempio soltanto di questo, ma possiamo usare altri modelli se vogliamo di machine learning non supervised. A destra vediamo un istogramma di questo indice di stranezza, come lo chiamiamo, e vediamo che la maggior parte delle transazioni sono normali, ma poi, dopo un certo gap, esiste una coda di transazioni con alto indice e queste potremmo essere quelle che vogliamo esaminare. E anche qui poi possiamo scegliere una soglia che ci dice quanto deve essere strana una transazione per generare un allarme e andare nella piattaforma real time per generare questi allarmi e reagire a questi allarmi. Un terzo esempio è un po' diverso, perché non utilizziamo del machine learning, diciamo, vero e proprio, ma è un esempio di come si può usare un metodo sia interattivo che iterativo per generare delle regole che ci permettono di prevedere guasti ai macchinari. Come sintesi vediamo che questi macchinari ci inviano uno stream, un flusso di informazioni che possono essere, che so, letture di temperatura o di pressione in funzione del tempo. E vogliamo usare questi dati. Potremmo
Potremmo semplicemente guardare queste informazioni e vedere se il flusso aumenta o diminuisce, oppure se la pendenza cambia drasticamente, o se la varianza diventa più o meno grande o più erratica. Possiamo anche applicare dei metodi più classici, come per esempio la media più o meno due deviazioni standard per vedere un range di normalità, o addirittura metodi di machine learning come reti neuronali. In questo caso, in questo esempio, vediamo che la pompa ci manda delle letture di pressione di corrente e nel grafico di sopra vediamo anche le linee verticali nere, sono i punti di guasto. E da qui ci possiamo accorgere che qualche ora prima del guasto ci sono delle fluttuazioni notevoli di pressione di corrente, in questo caso ci concentriamo sulla pressione. E utilizzando questa ipotesi possiamo cercare un limite, diciamo, critico di questo cambiamento della pendenza della pressione, che ci permette di prevedere i guasti, e con un po' di trial and error troviamo che abbiamo un limite critico che ci permette di prevedere circa l'88% dei guasti con 4 ore in anticipo. Quindi questo è un modello che è stato fatto in modo classico, senza avere apprendimento automatico, ma che funziona e che può essere poi mandato anche lui al motore in tempo reale per agire sui dati in flusso in tempo reale. Quindi, come in sintesi, abbiamo visto tre casi di utilizzo in industrie diverse. Abbiamo visto tecniche diverse, per esempio machine learning supervised o unsupervised o generazione di regole, scusate l'inglese. E poi anche diversi modi di interagire con i dati, con big e small data. Però c'è un processo in comune che comincia con l'esplorazione visiva, poi con la generazione, la scelta, la valutazione, la definizione di modelli, e poi finisce con l'applicazione, che però non abbiamo descritto in dettaglio in questo webinar. E l'interfaccia è sempre la stessa, gli utenti possono vedere tutto all'interno di Spotfire, quindi l'utente di business non deve vedere come sono costruiti questi modelli, ma può apprezzare che cosa fare con questi modelli, che cosa fare con i dati. E questi sono tutti esempi del ciclo di augmented intelligence che utilizza la piattaforma Tibco. Quindi io ho finito per il momento la mia parte e passo la palla di nuovo a Lorenzo, che vi parlerà di come ottenere più informazioni e più risorse sui siti Tibco. Perfetto, grazie mille Gaia, se nel frattempo mi puoi ripassare la palla posso condividere il mio schermo. Okay. Grazie per la presentazione, grazie anche per la demo, che parlo da utente, diciamo, di business, è sempre affascinante un po' vedere come è possibile partire da dei dati, costruirci sopra un modello e poi effettivamente utilizzarlo per nuovi dati. In questo modo PowerPoint. In questo modo è possibile veramente sfruttare le capacità statistiche in generale all'interno dei dati, e soprattutto l'ultima parte, quella che mostravi, in cui è possibile selezionare un sottoinsieme dei dati e quindi vederne i dettagli, posso vedere ad esempio quali sono le persone, per l'esempio del CHARMA che facevi prima, e quindi posso effettivamente fare delle azioni, lanciare una campagna marketing ad esempio per cercare di limitare il churn dei miei utenti. Quindi grazie di tutta la presentazione. Potete rivedere il mio schermo, Gaia? Puoi vedere il mio schermo? Sì, vedo il tuo schermo, sì, risorse. Perfetto, perfetto, grazie. Allora, vi mostro solamente alcuni riferimenti, come ci diceva Gaia, dei puntatori, diciamo, alle risorse che abbiamo a disposizione sul web, che potete fruire tranquillamente. La vera porta d'ingresso è una, è la nostra Tibco Community, che potete consultare sul sito community.tibco.com. È il nostro portale dove gli utenti ci vengono a visitare per
contattarci, quindi c'è una sezione di domande e risposte, ma anche per cercare delle informazioni su in generale tutti quanti i nostri prodotti, abbiamo delle sezioni specifiche per Spotfire e per il TER. Quindi sulla community si trova la sezione delle answers, quindi domande e risposte, i siti wiki dove trovare le ulteriori informazioni, i siti exchange dove è possibile scaricare del materiale, dei prelavorati, gli acceleratori di cui parlava Gaia prima e altri siti su come proporre delle funzionalità da implementare sui prodotti e il sito della documentazione dove è possibile scaricare tutta la documentazione collegata ai nostri prodotti. Vi faccio vedere alcuni screenshot. Il primo è legato al wiki di Spotfire. Sul wiki di Spotfire potete trovare una quantità molto grande di informazioni. Queste informazioni sono scritte da noi, da Tipco direttamente, per cui potete trovare una serie di informazioni, how to, configurazioni, template, eccetera, già a disposizione. Trovate anche delle informazioni non legate strettamente al prodotto. Quello che, vi faccio un esempio, quello che spesso succede è non è tanto il tecnicismo sul come costruire una visualizzazione, la vera parte da analizzare, quanto il fatto voglio comunicare un concetto, voglio comunicare un'informazione al business, è più utile utilizzare, sparo, un istogramma o un grafico a torta? Come posso comunicare al meglio le informazioni presenti all'interno dei miei dati? Ci sono anche delle informazioni da questo punto di vista sulla parte di design in generale, dei best practice legate alle visualizzazioni. Tutto questo sulla parte del wiki di Spotfire. C'è un wiki legato al TER, quindi probabilmente più vicino a tutto quello che ci ha raccontato Gaia. Ci sono tante informazioni su analisi comparative di performance tra ad esempio R e il nostro motore, il TER, come è possibile fare connessioni a sistemi big data, documentazione ovviamente, c'è molto, è raggiungibile tutto sempre dal portale della community. La sezione di Exchange è esattamente quella a cui si riferiva Gaia prima, ovvero gli acceleratori. Questi sono dei prelaborati completi, funzionanti, potete scaricarli gratuitamente, non c'è nemmeno bisogno di iscriversi in teoria alla community, potete anche scaricarlo senza nemmeno iscriversi. Potete scaricare il materiale e giocarci. Noi abbiamo visto la parte di Spotfire del TER, ma sono soluzioni complete. E alcuni clienti le hanno addirittura utilizzate come artefatto su cui poi hanno costruito le loro soluzioni. Sono documentate e c'è anche, come dire, informazioni su come è possibile modificarle, sono predisposte alla modifica. Perfetto, queste erano le informazioni principali che vi volevamo condividere. Allora, abbiamo qualche minuto ancora per le domande. Scusate, nel frattempo mi sposto e per aprire le domande che ci avete fatto. Allora, Gaia, possiamo fare questa sessione in modo interattivo? Perfetto, ce ne sono alcune. La prima, Giovanni ci chiede come si fa a scrivere le espressioni con il TER. Non so, Gaia, se tu vuoi rispondere direttamente. Sì, potrebbe essere che vada offline, però perché la mia chiamata, il mio telefono mi espelle dopo un'ora, quindi adesso ci provo velocemente, se mi passi la palla. Come no? Perfetto, se vuoi nel frattempo provo a leggere qualche altra domanda, così hai il tempo di aprire tutto. Allora, Gabriele ci chiede, nella mia azienda non ci sono data scientist, Tipco ci può supportare in altri modi? Allora, in generale Tipco dà degli strumenti per poter utilizzare l'analitica avanzata, ma come abbiamo visto anche, ci ha mostrato Gaia, ci sono comunque delle funzionalità per cui ci sono degli wizard, c'è la possibilità di utilizzare in modo semplificato alcune funzionalità avanzate statistiche. Per inciso, Tipco comunque mette a disposizione un team di data scientist per i clienti, è possibile ingaggiarli per lavorare direttamente con i clienti e quindi
TIBCO può supportare anche, diciamo, con delle risorse interne i propri clienti sulle attività di business. Gaia, vedo che hai condiviso. Esattamente, abbiamo un team disponibile sia diciamo all'Inghilterra, che serve tutta Europa, anche in America, e abbiamo collaborazioni globali, quindi non c'è un limite geografico, e siamo disponibili per demo come queste, ma anche come proof of concept oppure per progetti veri e propri con i clienti. Quindi abbiamo un vasto range di opzioni e sicuramente possiamo aiutare in tutte le domande di applicazione di prodotti TIBCO. Volevo far vedere brevemente che se io voglio aggiungere una colonna calcolata, ci sono anche delle funzioni che sono già utilizzando il TER, per esempio questo Boolean, il modo di agire sono con dei nomi, per esempio output è quello che esce fuori, input 1 può essere input 1, input 2, eccetera, sono quello che gli mandiamo dentro. In questo caso c'è solo un input, vediamo un po' se possiamo dire, per esempio, diciamo se input 1 è uguale a 1 e ci mettiamo il churn. Aspetta, questo però i dati sbagliati, ecco, churn. E quindi questa funzione mi dà un risultato vero o falso se l'input è uguale a 1 o no, e lo chiamiamo quindi semplicemente questo aggiunge ai miei dati storici una colonna che è stata calcolata usando una funzione inline di TER, e vediamo che è vero o falso a seconda che questa variabile sia 0 o 1. E questo è un esempio semplicissimo di come fare un'espressione. Ci sono anche espressioni un po' complicate, vediamo un po', che queste si possono utilizzare attraverso il menu della data function. Finora abbiamo utilizzato le data function a sinistra, ma abbiamo anche un'altra tab in cui possiamo generare una nuova funzione che chiamiamo GaiaTer. Per esempio, che possiamo fare una cosa, anche qui ce lo sono le stesse, le descrizioni compaiono nell'help, quindi questo possiamo scrivere qualcosa e poi generare la funzione che sempre usa gli stessi parametri, ma possiamo farla più complicata. Adesso facciamo semplicemente un if se input due uguale 1, non so se questa mi viene bene. È un return type di string. Ok, non sono sicura che ho fatto bene, ma vediamo un po' se ho fatto un errore, ce lo dice subito. Quindi insert calculated column, cerchiamo la mia function. Vediamo anche che c'è il mio help scritto qui che compare, e poi possiamo vedere cosa ci mettiamo. Anche qui ci mettiamo il churn, e quello l'ho sbagliato, quindi la devo ricalcolare, la devo ridefinire. Quindi faccio l'edit. Se ci dovevo mettere input 1, facciamo di nuovo insert la nostra calculated column con Gaia. Ok, e questa la chiamiamo Gaia. Quindi se la vogliamo mostrare, vediamo un po' se questa colonna è apparsa, quindi
la mostriamo nella tabella, anche qui molto semplicemente mi fa una A e B a seconda del valore della colonna, ma si possono, in realtà si possono fare cose anche molto più complicate, però sempre a livello di avere l'output dentro una colonna. Per esempio potrei anche fare un'espressione che mi fa un clustering, quindi per esempio potrei usare, chiamiamo Gaia Cluster. E possiamo prendere una variabile che è il nostro, usiamo k-means di input 1 e poi input 2. Siccome le variabili che entrano qua dentro sono dei vettori, usiamo la prima componente del vettore per evitare che terci dia un errore, perché tutti gli input sono considerati vettori, anche gli scalari. Quindi in questo caso io voglio l'input 2 che sia il numero dei miei cluster. E quindi lo devo definire come il primo elemento, quindi output, quindi è il nostro cluster, la nostra variabile di cluster, e ritorna come probabilmente integer. Eccola qua, abbiamo Gaia Cluster, e adesso la possiamo chiamare inserendo un'altra colonna. Poi già abbiamo queste due funzioni Gaia Cluster, quindi il primo input sarebbe, vediamo l'età, e il secondo input è il numero di cluster, che voglio avere, dividere l'età in tre gruppi e lo chiamo age cluster. Quindi a questo punto, mi sono dimenticata sempre di fare questa tabella aggiungi nuove colonne automaticamente per evitare di doverle aggiungere a mano. Quindi abbiamo questo age cluster che effettivamente mi divide le età in tre gruppi. Quindi volendo potrei anche colorare il mio plot con questo age cluster, invece della probabilità di churn. Aspetta, no, però non lo posso colorare perché è un'altra tabella, quindi coloro questo qui invece. Allora, coloro con age cluster, eccolo qui. Possiamo anche vedere che non c'è una grande dipendenza tra l'età e la probabilità di churn, ma questo è solo un esempio. Quindi, diciamo, ci sono vari livelli in cui si può aggiungere una funzione TER. Abbiamo visto all'inizio, durante il webinar, come aggiungere delle vere e proprie data function con input e output multipli, ma anche ci sono possibilità di agire semplicemente su una colonna con vari metodi più piccoli, più semplici, ma abbastanza potenti per estendere le espressioni che sono già disponibili all'interno di Spotfire. Perfetto, grazie. Tra l'altro vedo che continuano ad arrivare domande, per cui Gaia, anche tu se ci sono delle domande che pensi sia utile, come dire, condividere con tutti quanti. Io ne ho letta una di Alessandro. L'analitica avanzata funziona solo su client avanzato o anche su browser web? Allora, effettivamente Gaia ha mostrato tutte le funzionalità all'interno del client installato, si chiama l'analyst, lo Spotfire Analyst. Tutto quello che avete visto lo potete prendere così com'è e metterlo dentro al browser web. Questo perché? Perché gli utenti finali tipicamente non hanno il client di sviluppo installato, ma fruiscono del lavoro fatto da qualcun altro, per cui la risposta è sì, è possibile metterlo direttamente nel browser, bisogna fare una configurazione su un componente di cui ha parlato Gaia prima, il TSSS, il Cisco Spotfire Statistics Services, che sostanzialmente permette di fare tutte le elaborazioni che il browser per sua natura non può fare, è progettato per fare altro. Altre Ok, domande? Lorenzo, Vai. stiamo andando fuori tempo, però Hai sicuramente ci ragione. sono altre domande,
possiamo comunque rispondere alle domande perché abbiamo tutti i dati dei partecipanti, vero? Assolutamente sì. Allora, ti posso chiedere, Gaia, di ricondividere la presentazione, l'ultima slide, più che altro perché ci sono i nostri riferimenti, se no mi passi la palla e la condivido io. Ok, aspetta. Di modo da lasciare a tutti quanti comunque i nostri riferimenti. Noi vi ringraziamo innanzitutto per il tempo che ci avete dedicato. Vi lasciamo adesso i nostri contatti per cui ci potete direttamente scrivere qualsiasi dubbio, informazione, confronto che volete su delle tematiche che abbiamo trattato oggi. Siamo più che felici di insomma, essere a vostra disposizione. Adesso. Ecco, dimmi se si Perfetto. vede. Perfetto. Cioè sia la mia, Lorenzo, che quella di Gaia, per cui contattateci tranquillamente e grazie ancora del vostro tempo.